Ciao Loredana, tu sei abitante del Pilastro e sei anche una lavoratrice ad Agraria. Ti volevamo fare qualche domanda come cittadina appunto di questa zona di Bologna. Ci puoi raccontare per quale motivo sei finita qua e come lavoratrice ad Agraria, se per te per esempio ci sono collegamenti, come vivi il tuo spostamento dal lavoro a casa? Allora, io sono finita qua perché dopo aver girato come studente a Bologna, diciamo, una decina di case, 10 traslochi in 15 anni più o meno, sicuramente è stata la zona dove ho vissuto meglio, dove c'era più verde, dove ci sono più spazi aperti, sia a San Donato, anche vicino al ponte. Poi quando sono venuta qua al Pilastro i primi 3 anni, poi mi sono dovuta spostare per motivi personali e poi ho cercato proprio casa di nuovo qua, perché comunque si sta proprio bene, cioè, c'è tutta a portata di mano, compresi supermercati, poste, farmacie, insomma, in più lavoro ad Agraria, quindi per me, come lo spostamento a casa lavoro, diciamo, una perdita di tempo che andrebbe recuperata quando si può, siccome non ho appunto grandi persone a cui rendere conto quando mi sposto, ho deciso di tornare qua l'anno scorso a febbraio e adesso abito nella piazza del Pilastro. Molti si lamentano, molte persone che lavorano in Agraria si lamentano del fatto che non è collegata direttamente, nel senso che ci sono strade che portano, però ci sono alcune barriere tipo siepi o cose che in qualche modo nascondono il lato di Agraria, il lato del Merville. Tu hai vissuto questo o hai un'opinione personale diversa o qual è la tua esperienza su questo? Sicuramente dal punto di vista degli autobus è ben collegata, però bisogna cambiare autobus, cioè, nel senso c'è il 35 e il 55 che fanno dei giri piuttosto secondari rispetto ai giri principali nel centro cittadino. Una pista ciclabile aiuterebbe forse, perché io conosco tanta gente che lavora ad Agraria che viene in bicicletta, passano tutti attraverso il parco, poi entrano nel Merville e escono dalla parte opposta. Sicuramente se si potesse, diciamo, ipotizzare una pista ciclabile aiuterebbe. Per il resto io non la vedo, cioè da casa mia ovviamente a piedi sono 10 minuti, quindi insomma vivo abbastanza bene questa distanza, però ecco, sempre si può migliorare qualcosa. Tu prima hai detto che hai cercato casa al Pilastro. Sì. È facile cercare casa qua? Le agenzie immobiliari secondo te, cioè non so quale strumento hai utilizzato per cercare casa, ma è facile? Internet ovviamente, non ce n'erano tante disponibili e comunque avevano prezzi, perché le metrature non sono piccolissime, non sono i monolocali che trovi in centro, monolocali, bilocali, sono più case ovviamente con una o due stanze, più la cucina, la sala, quindi però sicuramente sono case messe meglio di molte case che ho visto in centro in via Mazzini, ecco, questo sicuramente, ho visto delle case improponibili proprio per vivere, e qua invece sono case costruite penso negli anni 60-70 in cemento armato, non verrebbero giù neanche se venissero due terremoti insieme, e questo proprio a detta di chi li ha controllati dopo l'ultimo terremoto, quindi sono ben costruite, ben fatte, non ci sono rumori fra un appartamento e l'altro, cosa che si lamentano tantissimo magari altri miei amici che vivono in centro o case di nuova costruzione, insomma. Per te è facile riuscire a portare persone qua? No. No, perché c'è ancora un po' il retaggio. Io devo dire che effettivamente se fossimo troppi forse non sarebbe poi così bello il Pilastro, però c'è ancora questo retaggio del Pilastro e la barca, i due punti estremi di Bologna, le due periferie diciamo malfamate, che non so dove, ormai non sono più così, adesso non conosco la situazione della barca, però sicuramente qua si sta bene, i bambini giocano sempre fuori, non ho visto mai nessuno stare lì a guardare con il fucile, sono tutti molto tranquilli, ci sono dei parchi attrezzati per i bambini, però è così, ancora anche insomma, con gente con cui ho lavorato, attraversare il Pilastro di sera, insomma è sempre un po' un problema di sicurezza sentito. E tu la prima volta che sei venuta qua eri tranquilla? Io sì.
sì, io, cioè, Bologna, non ho mai avuto in 15 anni la sensazione di non essere tranquilla, forse, ecco, in centro, forse in centro quando uscivo tardi con il cane per andare in montagnola ho incontrato delle situazioni non proprio, però in altri posti non mi è mai successo. Ok, l'ultima domanda, ti chiedo di dire una cosa positiva e una cosa negativa su quest'area di Bologna. Una cosa positiva sicuramente il verde e le persone che sono sempre disponibili a fermarsi, a fare due chiacchiere, tutti gli anziani, ma non solo, anche i ragazzi, che rispetto ad altre zone dove sono molto più diffidenti secondo me. E una cosa negativa è che la gente sta diventando un po' intollerante per cose futili, non si capisce perché, secondo me è un po' anche i media, cioè un po' questa cosa dell'immigrazione, che arrivano tanti immigrati, monta un po', no? Anche dove qua è sempre stato così da sempre, quindi non capisco perché dovrebbe peggiorare la situazione, insomma, se tutti siamo persone civili è ovvio che continuiamo a vivere civilmente, ma le persone non civili e maleducate, cioè, ci sono in qualsiasi posto e rimarranno incivili e maleducate, è difficile poi, la mia amica diceva sempre, chi nasce tondo non muore quadro. Quindi consigli di fare un giro al pilastro? Sì, sicuramente. Grazie Loretta. Prego.